Sono figlio di contadini e nella cascina dei Becchi ho passato la mia infanzia. Mio padre è morto quando io avevo 2 anni. Mia madre, da sola, ha allevato me e i miei 2 fratelli, Antonio e Giuseppe. Era molto lunga allora la giornata del contadino. Ci si alzava al canto del gallo in piena notte e si tirava avanti fin dopo il tramonto. Ricordo ancora la mia casetta sconnessa, piena di freddo. Giorno dopo giorno io, Giuseppe e Antonio aiutavamo la mamma rubando alla terra il diritto di vivere. Al sorgere del sole eravamo già zeppi di sudore, con la schiena spiazzata dalla fatica. E fa presto con quell'acqua? Tieni. Vuoi bere, mamma? No, grazie, Giovanni. Ad ogni Angelus, ricordo bene, mia madre si fermava a pregare, ovunque si trovasse. Da lei ho imparato a pregare. Giovanni! Tira! Ah, oh, Giovanni! Un giorno o l'altro torni a casa senza un occhio. Tra quei ragazzi c'è qualcuno che non mi piace. Non puoi evitarlo. Se lo volete, sì che lo posso, mamma. Ma ho capito che quando ci sono io che li diverto, stanno più buoni, non bestemmiano. Con il buon esempio si semina il bene, ma ci vuole anche prudenza. Ecco fatto. Ora vai a chiudere le galline. E chiama i tuoi fratelli. Ne volete ancora, nonna? No, sto bene così. Volete un goccio di vino? No, Margherita. Sei tanto buona tu. Pensa ai ragazzi. No, loro sono uomini ormai, sanno arrangiarsi. Ma sono i tuoi figli. Io e voi siete la mamma del loro papà. Che differenza c'è? Povero Francesco, quel benedetto figliolo. Non doveva morire. Morire così presto. Dobbiamo accettare la volontà del Signore. Prendete, ecco il vostro rosario. State tranquilla. E pregate un po' anche per noi. Che temporale! Antonio, hai finito di raccogliere il fieno su alla piana? E Dio sia lodato. E tu, Giovanni, hai ritirato le galline? Sì, mamma. Io e te, Giovanni, domani di buon'ora dobbiamo finire di vangare l'ultimo pezzo in cima alla vigna. E se piove? E se piove, tu studi. Antonio finisce di accatastare la legna sotto al portico e Giuseppe, tu Giuseppe, lui penserai... Lui studia e noi qui a sgobbare. Antonio, non voglio che tu... E che cos'è che vuoi da me? Ma Antonio... Lasciami stare, madrina, ma che no, non sei ma che altro. Cosa dici, Antonio? Non dire così. Io sono la tua mamma, non la tua matrigna. E tu sei mio figlio. Fin da quando papà Francesco ti ha affidato a me. E come a un figlio ti voglio bene. Perdonami, mamma.
Facevo il contadino, ma sognavo altre cose. Quando portavo la mia mucca al pascolo, avevo sempre con me qualche libro che leggevo avidamente. Antonio, mio fratellastro, lavorava molto, ma era un carattere chiuso, appartato. Odiava i libri e riteneva lo studio tempo rubato al lavoro. Era molto difficile vivere con lui. Dai, Giovannino, adesso è ora di andare a dormire. Ancora una pagina, mamma. Ancora una pagina, mamma. Tanto c'è Antonio che lavora, eh? Sono stufo di questa storia. Se qualcuno qua dentro vuol fare il signorino, quella è la porta. Non c'è posto qui, capito? Non è possibile vivere così. Giovannino, tu devi andare. Prova dei signori moglie a Moncucco. Giovannino, ricordati che sì. Dio non ci abbandona mai. E adesso vai. Ciao. Ho lasciato mia madre e la mia casa con un nodo alla gola. Ho vagato per la campagna tutto il giorno, fino a che non mi sono trovato alla cascina Moglia. E tu chi sei? Mi manda mia madre, Margherita Bosco. Se avete bisogno di un garzone, io... Oh, povera mamma. Luigi è il figlio di Margherita, chiede un po' di lavoro. Possiamo tenerlo con noi? Ma non è questa la stagione per prenderlo. Oh, ma Porcita, fa tanta pena. Va bene, allora fa tu che grazie, sei. Luigi. Come ti chiami? Giovannino. Su, vieni, Giovannino, che ti do subito qualcosa di caldo. Avrai freddo con tutta la strada che hai fatto. Vedrai, qui starai bene. Mamma, Duerta, è il figlio di Margherita dei Becchi. Oh, Porcita, venga Andrì. Vieni, vieni dentro. Quello del contadino è spesso un lavoro solitario, ricco di silenzio. C'è modo di liberare la fantasia, di riflettere. Una domanda tormentosa occupava tutti i miei pensieri. Che farò nella vita? Nessuna risposta era soddisfacente. Che avesse ragione Antonio. Ai poveri spetta solo di lavorare. E se un povero osasse sperare? Nella comunità tutti collaborano nella misura delle proprie forze alla vita dell'abbazia. Alla cascina Moglia mi sono fatto degli amici. Ci trovavamo per qualche gioco e per qualche lettura interessante. Ho trascorso così 3 anni. Finalmente, nell'inverno del 1829, ho incontrato una persona che mi ha aperto il cuore alla speranza. Don Calosso, il cappellano di Murialdo. Giovanni trova veramente la persona che lo capisce. Gli racconta tutto di sé, della sua situazione in famiglia e soprattutto del suo grande desiderio di diventare prete. Don Calosso lo ospita nella sua canonica e subito inizia con Giovannino le prime lezioni di latino e di italiano. Solo che mio fratello non vuole che io studi. Nominativo Rosa. Rosa. Genitivo Rose. Rose. Dativo Rose. Dativo Rose. Accusativo Rosam. Accusativo. Vocativo Rosa. Rosa. Vocativo Rosa. Ablativo. Ablativo. Ma anche Don Calosso mi lasciò. Avevo 15 anni.
Nel vano tentativo di migliorare la nostra vita, mia madre trasferì la famiglia alla cascina del Susambrino. Vita da mezzadri, fatta di insicurezza e di nomadismo stagionale. Una fortunata annata per il vino ci consente di mettere da parte un po' di denaro. Mia madre è contenta e, come sempre, attribuisce il merito a Dio. È lui che fa tutto. Ha creato il cielo e le stelle, l'erba dei prati, i fiori. Lui ha caricato queste viti di tanta uva. Ringraziamolo, perché è sempre buono con noi. Il tempo passa e Giovanni ha definito chiaramente il suo progetto di vita: farsi prete. Ma Antonio non cambia idea, diventa anzi più aggressivo e duro. Mamma Margherita decide allora di dargli la sua parte e assicurargli la completa autonomia. Giovanni può così entrare nella scuola pubblica di Castelnuovo. A Castelnuovo sono stato a pensione da un bravo uomo. Faceva il sarto ed era anche musicista. Ho imparato così a destreggiarmi con ago e filo, a cantare e a suonare su una vecchia spinetta. Molto bene. Niente, Giuseppe, tiragliela sulla testa. È un'eccezione. Un ambiente insopportabile da cui mi allontanai prima della fine dell'anno. Cosa faccio della mia vita? Sto perdendo tempo. Non lavoro e neppure studio. Ma cosa aspetto? E mia madre? Mica potrà continuare a mantenermi. Ha un bel voler farmi prete. Ma come? E poi sarà questa la mia strada. Una soluzione c'era. Andare a scuola a Chieri. Ma dove trovare i mezzi? Mia madre non osava dirmelo, ma io avevo capito. Non mi restava altra scelta che chiedere aiuto a parenti e vicini. Sì, ho chiesto l'elemosina, ingoiando vergogna e lacrime. L'elemosina di porta in porta, ringraziando per un pezzo di pane, una manciata di farina o qualche soldo. E sono andato in città. In quel 1831, Chieri era un centro commerciale e artigianale di tutto rispetto, con i suoi 9.000 abitanti. A Chieri andavano a studiare i ragazzi da tutto il Monferrato e dall'Astigiano. Ecco, e adesso? Adesso vado a scuola, studio, entro in seminario. Adesso il vacchero dei Becchi gioca la sua ultima carta. Cosa vuoi? Buongiorno, signora. Mia madre mi ha detto che mi sarei potuto rivolgere a lei. Ma sei Giovannino, il figlio di Margherita. Sì. Vieni da Castelnuovo. Sì, sì, dai. Oh, ma che piacere. Ah, quante cose hai portato. Su, vieni avanti. Grazie, vieni, signora. Vieni dentro, su. La signora Lucia Pianta, in matta, era una vedova amica di mia madre. Viveva a Chieri con un figlio che intendeva far studiare. Qui a Chieri mi hanno consigliato di iscrivermi alla sesta classe. Sennò dopo si secca. I miei studi precedenti erano stati un po' confusi. Ho trovato subito, per fortuna, un sacerdote che si è preso cura di me, dandomi ottimi consigli e introducendomi nella scuola. Ero grande e grosso, forse il più grande di tutti. Ma in 2 mesi fui in grado di superare l'esame per passare in quinta. E 2 mesi dopo, ancora, fui promosso in quarta. Aut mi linteum remitte. Virgola,
quod me non movet estimazione, virgola. Verum est nemosinum mi sodalis. Punto e andate a capo. Marrucine, asini, mano sinistra, non belle ore. Per trovare il tempo di guadagnarmi qualche cosa durante il giorno, studiavo spesso di notte. Lo studio mi appassionava e avevo la fortuna di ricordare con facilità quel che leggevo. Quando due numeri... Ancora uno. Ecco fatto. Troppo comodo star solo sui libri. Che freddo. Un bel fuoco è quello che ci vuole. Il figlio della signora Matta stentava un po' a scuola e io lo aiutavo come potevo, ma con un certo successo, tanto da meritarmi il condono da sua madre di parte della pensione. È un solido formato da un cubo e da una piramide. Trovi il volume del cubo avendo la misura dello spigolo, che è anche il lato di base della piramide. Ho capito, ti ringrazio. A scuola me la cavavo bene, grazie anche alla mia buona memoria e a un po' di astuzia. Vediamo un po'. Bosco, alzati in piedi. Comincia a leggere la vita di Annibale dal De Viris Illustribus. Avevo dimenticato il libro di lettura latina e fingevo di seguire la lezione sul testo di matematica. Cartaginensis. Si verum est, quod nemo dubita tut populus romanus, omnes gentes virtute superarit. Non est inficiandum Annibalem tanto prestisse ceteros imperatoris. Ah. Promosso, intelligente, amico di tutti. Ma poi... io voglio farmi prete, ma non vedo un segno. Mio Dio, una prova che... nessuno che parli di vocazione, di vita santa, nessuno che mi indichi la strada. Solo. Sono solo e senza mezzi. Allora, Masnà, avete finito? Perché non ripassate insieme la lezione, eh? Fai come facevo io. Studiali per ordine alfabetico. Amussis, basis. Ciao. Ciao. Buris, ravis, sitis, tussis e vis. Nell'accusativo prendono la desinenza irregolare im. Dai. Amussis, basis, ravis, sitis, tussis. Buris. Buris. E vis. Ah, dai, già. Che ci siamo quasi. Riproviamo. Ma tu che fai solo la quinta, come fai a sapere delle cose del mio programma che... che di un anno più avanti. Prima di venire a Chieri, hai frequentato scuole importanti? Importanti. Da una stalla all'altra, da una cascina all'altra, di sera, dopo il mio lavoro. Chi veramente mi ha aiutato è stato un vecchio prete. Si chiamava Don Calosso. Ormai è morto, poveretto. Mi voleva un gran bene. Rosa, rose, rose. Rosa, rosa, rosa. Mazzucco, passa la Bosco. Ti hanno finito. Grazie. Non riuscivo mai a dire di no ai miei compagni quando mi chiedevano aiuto. Quasi tutti in me avevano grande fiducia e bastava lanciassi loro un'idea per averli tutti dalla mia parte. Bravo, Bosco. Un bell'esempio. Meriteresti di essere cacciato fuori. Ho bisogno di parlarvi. Venite, ragazzi. Devo dirvi una cosa importantissima. Ragazzi, ho da proporvi una cosa meravigliosa. Con Michele, Antonio, Mario e Alfredo... ho intenzione di formare, con tutti quelli che vorranno unirsi a noi, una banda di scalmanati. Allora, ci state? Sì! Bene! Una delle condizioni più importanti è essere sempre allegri. Sì! E questa banda la chiameremo la Società dell'Allegria. Sì!
Il regolamento è molto semplice. Punto numero uno, non fare mai del male a nessuno e niente discorsi cattivi. Punto numero due, perseverare sempre nei propri doveri scolastici e religiosi. Punto numero tre, essere sempre molto allegri! E ora sputerai il fuoco dalla bocca come un drago! Ora! Oh. Ah, ora, signore e signori, la più grande attrazione di tutto il mondo! Con i bastoni! Ehi, ragazzi! È l'ora della funzione! Questo pagliaccio mi sta rovinando la società dell'allegria. Bisognerebbe che qualcuno lo sfidasse e lo battesse. E chi lo batte? Io non mi sento per niente inferiore a lui nella corsa. Allora dai, Giovanni, cosa aspetti? Signori, questo studente contro un atleta professionista! Una sfida! Signor Saltimbanco, qui c'è qualcuno che è più bravo di lei. Chi è che osa sfidarmi? Sono io. E in che cosa mi sfidi? Nella corsa. Tu osi sfidare me? Sì. Ma sei pazzo? E nella corsa? Sì. Benissimo! 20 lire a quello che arriverà per primo. Siete d'accordo? D'accordo! Senti, d'accordo, sei stato bravo, mi hai battuto. Queste sono le tue 20 lire. Grazie. Ora scommetto 40 lire che salirò più in alto di te su quell'albero. Ci stai? Ci sto. Il saltimbanco, con forza non comune, riesce a raggiungere un'altezza considerevole. Una sciarpa rossa segna il suo punto di arrivo. La giovane pianta, per il peso, oscilla. Sicuro di sé, il saltimbanco scende spavalto a terra. Thank you.
Ehi, aspetta un momento. Senti, sbruffone. Adesso ti pago quello che abbiamo stabilito per la scommessina di prima. 10, 20, 30 e 40. Ora scommetti per chi salta quel fosso. E quanto? 80 lire. Perbacco. Ragazzi, andiamo! Ah, dobbiamo saltare dall'altra parte. Sì, e senza toccare là. E in che punto? Ti va bene lì? Sì, va bene. E questa volta comincio io. Sì, comincio pure. Fate largo, ragazzi. Tra scuola, lavoro, amici da seguire, giochi da organizzare, la giornata passava in fretta e Giovanni doveva riservare allo studio le ore della notte. Ehi, scemo, cosa stai facendo con quel libro? Vieni a giocare con noi. Non sono capace. Imparerai a non farti spingere a calcio. Vuoi picchiarmi, picchiami pure, ma io di qui non mi muovo. Allora prendi questo, e poi ancora questo. Qui non li vogliamo quelli come te. Lascialo stare, hai capito? Lasciatelo in pace. Avete capito? Ti ha fatto male? Un poco. Tu sei nuovo di qui? Sì. Come ti chiami? Luigi Comollo. Perché non hai reagito? Eh? Dillo, perché? Caro amico, la tua forza mi spaventa. Dio non te l'ha data per massacrare i tuoi compagni. Egli vuole che noi perdoniamo. Il mio sogno. Giovanni, non con le percosse, ma con la carità dovrai conquistare i tuoi amici. Insegna loro a fare il bene e ad evitare il male. Chi siete voi che mi domandate cose impossibili? Io sono un ragazzo povero e ignorante. Questa sarà la tua maestra. Sotto la sua guida diventerai sapiente. Giovanni, guarda. Ecco dove dovrai lavorare. Ciò che ora succede tra questi animali, tu lo otterrai per i miei figli. Renditi umile, forte, robusto. A suo tempo tutto comprenderai. Giovanni. Giovanni. Giovanni, a che pensi? Posso chiederti di diventare tuo amico? Sì, certo, Giovanni. Grazie. La nuova amicizia con Luigi Comollo è certo una conquista. Intanto il figlio della signora Matta ha finito gli studi e Giovanni rimane senza casa. La stalla del Maniscalco,
e la sua nuova sistemazione. Difficile seminare speranza contendendo lo spazio ad un animale. L'unica speranza sei tu, oh Signore. Illumina, mio Vergine. Io sogno sempre. Che incubo. Svegliami da questo incubo. Non c'è nessuno che sappia propormi un progetto chiaro. Non c'è modo per un povero di entrare tra i tuoi servi, tra i tuoi discepoli e andare, predicare, annunciare a tutti che tu sei Dio. Signore, sono troppo stanco per resistere ancora. Aspetta. Ti faccio vedere io come si fa. Questa era la mia giornata. Dalle 5 alle 8 dal fabbro. Poi greco e latino per almeno 2 ore. No, devi piallarla tutta. Il falegname mi aspettava alle 4 fin verso le 8 di sera. Fino in fondo. Poi letteratura italiana e aritmetica. Panettiere e pasticcere al caffè Pianta. Potrei avere un avvenire assicurato. Oh, come va, Felice? La mente non è un Mario. Eccolo qui, il sognatore. Tra bottiglie e bicchieri, vino, pacche sulle spalle fino a tarda notte. E in più qualche buona mancia. Lo studente, il migliore della classe. Eccolo perfettamente realizzato. Un quarto di Barbera servito da un esperto di Cornelio Nepote. Al caffè Pianta dormivo in un sottoscala, su un pagliericcio troppo corto. Accanto c'era il forno della pasticceria, così mi scaldavo. Ma il sottoscala era talmente stretto che mi sentivo soffocare. Ero tentato di lasciar perdere tutto. Ti prego, Signore, dimmi che cosa vuoi da me. Mamma, non ce la faccio più. Quando sei nato ti ho affidato alla Madonna. Io sapevo di essere una povera madre, ma credo che Dio sia un padre che non ti abbandona mai. Dio è più grande del tuo sogno, figlio mio. Io ne sono certa. Devo prendere una decisione. I frati al convento della pace. Scusi. Sì? Dove posso trovare il padre priore? Nel cortile, figliolo. Grazie. Figliolo, qui da noi troverai modo di realizzare la tua vocazione. Puoi venire quando vuoi e non preoccuparti di niente. Penseremo noi a tutto. La ringrazio tanto, padre. Ma vede, il fatto è che vorrei essere certo. I disegni di Dio non offrono sempre quella sicurezza che vorremmo, ma Dio ci farà conoscere la sua volontà. Dopo questo contatto, nel tentativo di realizzare il suo progetto, Giovanni ha un sogno rivelatore che rimette tutto in discussione. Non è tra noi il tuo destino. Altra messe Dio ti prepara. Allora cosa devo fare? Ho 20 anni. Devo rinunciare. Pianto tutto e torno ai vecchi. Torno a casa. Grande tensione. Giovanni rende partecipe del suo tormento l'amico Comollo, che ne parla con lo zio parroco. Si confronta con il suo giovane confessore. L'intuizione di un suo carissimo amico, Evasio Savio, gli suggerisce di andare a Torino da Don Cafasso, il prete della Forca, considerato uno dei migliori direttori spirituali. Giovanni è tutto concentrato nel suo problema. Ha la consapevolezza che ormai sta giocando l'ultima carta. Don Cafasso lo ascolta attentamente. Ho lavorato giorno e notte, ma ora ho pensato di rinunciare.
Sono momenti di sconforto che si superano soltanto con la preghiera. Sconforto, Giovanni. Proprio così. Entra in seminario. La divina provvidenza ti farà conoscere ciò che vuole da te. Ma io non ho i mezzi, non so come mantenermi. Per il denaro sta tranquillo. Qualcuno provvederà. Finalmente Giovanni aveva trovato la chiara risposta alla sua lunga ricerca. Il Signore ti svesta dell'uomo vecchio con le sue abitudini. Ecco il sarto sognatore e il suo abito di sogno, un vestito nuovo. Il Signore ti vesta dell'uomo nuovo cresciuto nella giustizia, nella verità, nella santità. Giovanni. Mamma. Giovanni. Tu hai vestito l'abito del prete. Ricordati però che non è l'abito che fa l'onore, ma la virtù. Se un giorno avrai dei dubbi sulla tua vocazione, per carità, non disonorare quest'abito, posalo subito. Preferisco avere come figlio un povero contadino che un prete. Mamma, io ho sofferto tanto. Anch'io. Per... Anche tua madre ha sofferto, ma non è questo. E adesso ascoltami. Se Dio vorrà, tu sarai prete. Ricordati, essere prete significa cominciare a soffrire. E ricordati anche che se mai ti accadesse la disgrazia di diventare ricco, io non entrerò mai nella tua casa. Sì, grazie, mamma. E adesso vai per la tua strada. Ciao, Giovanni.